Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina dedicata alla sanità, lunghissime file d'attesa per le prestazioni sanitarie programmate della ASL di Pescara. La denuncia è del vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari, il servizio di Giuseppe Dintino. Viene fuori un quadro raccapricciante e impietoso davvero sulle liste d'attesa della ASL di Pescara. Spropositate file d'attesa per un esame negli ospedali della ASL di Pescara. È la situazione più critica di tutto l'Abruzzo, denuncia il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari, che ha esposto i dati del portale Trasparenza del Ministero della Salute. A fronte di un'attesa massima di 4 mesi dal momento della richiesta, per alcuni esami trascorre anche un anno. Ecodoppler, tronchi sovraortici, un anno di attesa, ecodoppler degli arti inferiori, un anno d'attesa, prima visita endocrinologica, un anno d'attesa, prima visita oncologica, quasi un anno d'attesa, diagnostica del collo e della testa, un anno di attesa. Abbiamo un elenco pazzesco. Allora, capite voi, se una visita deve essere secondo legge erogata dopo 4 mesi e viene erogata dopo un anno, l'utente paziente si ammala di più, si aggrava, rischia di morire talvolta. Immaginate la prevenzione, perché in questa classe di priorità rientra la prevenzione, quindi coloro, il colon addirittura, la colonscopia totale, abbiamo registrato un anno d'attesa, quindi coloro che devono fare la prevenzione, dopo un anno, se viene fatta la prestazione dopo un anno, anche la prevenzione, come si dice, si va a far benedire. Di conseguenza molti cittadini vanno altrove per curarsi o si rivolgono alle cliniche private, oppure addirittura rinunciano alle cure. Le criticità non dipendono dal Covid, spiega Pettinari, perché i dati erano gli stessi anche prima della pandemia. Poi il pentastellato punta il dito contro la regione. La prima cosa da fare, dice Pettinari, è assumere personale. L'appello forte, la denuncia forte a chi governa la sanità. Questo è il fallimento più totale del centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che governano la sanità, perché la sanità dipende dalla regione, in regione governano loro. L'appello forte al presidente Marsiglio, all'assessore regionale della sanità Verì, di fare subito, fare presto, invertire immediatamente la rotta. Anche perché sono arrivati 10 milioni di euro dal governo per l'abbattimento delle liste d'attesa. Cosa stanno facendo con questi soldi? Sono 643 di età compresa tra 3 mesi e 97 anni, nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, 419 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari all'8,94%. I nuovi casi provengono 132 dalla provincia dell'Aquila, 199 da quella di Chieti, 144 da quella di Pescara, 137 da quella di Teramo, 10 da fuori regione, mentre per 21 sono in corso verifiche. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi di età compresa fra 84 e 90 anni, 3 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell'Aquila e sale a 3.311. Nelle ultime 24 ore sono 2.544 i dimessi guariti, gli attualmente positivi scendono a 24.589, meno 2.548 rispetto a ieri. In calo i ricoveri, 235 pazienti sono in ospedale in area medica, meno 5 rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. Taglio del nastro per il nuovo blocco operatorio dell'ospedale di Chieti, che si avvarrà anche di nuove tecnologie. Paolo Renzetti. Taglio del nastro questa mattina alla Santissima Annunziata di Chieti per la riapertura del blocco operatorio del nosocomio teatino attivato nel lontano 1996 e senza aggiornamenti per oltre 25 anni. Da oggi l'ospedale di Chieti potrà dunque contare su nuovi spazi e nuove tecnologie. I lavori sono costati 600.000 euro, mentre le nuove apparecchiature elettromedicali 350.000 euro, investiti oltre 12 milioni di euro dalla Regione per il noleggio quinquennale del sistema robotico Da Vinci per chirurgia e urologia. Verranno investiti prossimamente altri 2 milioni e mezzo di euro per il potenziamento del reparto. Sono 25 anni che questa grande realtà importante del nostro presidio ospedaliero, del nostro policlinico della ALS 02, non riceveva nessuna ristrutturazione. In poco tempo, impegnando fondi, energie attraverso
attraverso una ristrutturazione da un punto di vista logistico, ma soprattutto attraverso un'innovazione tecnologica, abbiamo dato la possibilità di portare avanti un progetto fondamentale, e oggi con questa inaugurazione non facciamo altro che determinare un primo punto di quello che è un grande progetto innovativo del nostro Policlinico, che vedrà ulteriore riorganizzazione, ulteriori investimenti con un cronoprogramma a breve, partendo da tutta quella che è la ristrutturazione del Policlinico, per poi passare immediatamente all'organizzazione dei parcheggi, ma soprattutto investimenti in poco tempo di alta tecnologia. Si sale già operative, oggi avremmo dovuto visitare una sala dove è in funzione un robot all'avanguardia, non lo possiamo visitare perché è già operativa. Presidente Marsiglio, come si suol dire, è questa la buona sanità? Esattamente, è sconvolgente pensare che in 25 anni questa ASL ha avuto a disposizione complessivamente almeno 20 miliardi di euro in 25 anni, non ha speso un milione per ammodernare queste sale, per fare del blocco operatorio qualche cosa di efficiente, di tecnologicamente avanzato. Noi stiamo restituendo dignità e decoro a questo ospedale, soprattutto lo stiamo restituendo ai cittadini abruzzesi che qui devono essere operati, e devono essere operati in sicurezza, con tecnologie all'avanguardia, come merita ogni cittadino in qualunque parte d'Italia e del mondo, e come purtroppo non accadeva in alcune parti almeno dell'Abruzzo per incuria, superficialità. La cronaca: circa 100 kg di arrosticini e 50 kg di altre specialità di carne sequestrati presso gli stands di una manifestazione enogastronomica street food dello scorso fine settimana. La merce, pronta per la somministrazione, è stata controllata dal servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale della ASL di Pescara, che al termine degli accertamenti ne ha disposto dapprima il sequestro e quindi la distruzione. Il team diretto dal dottor Fabrizio Lodi, la sera dell'apertura della manifestazione, ha effettuato controlli. La carne sequestrata è risultata non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla normativa vigente, ovvero dal cosiddetto pacchetto igiene. Panico questa mattina al Teatro Romano di Teramo. Una classe di miniguide è entrata all'interno del cantiere dell'antico teatro e un masso si è ribaltato sul piede di un piccolo alunno, ferendolo. È subito partita una indagine da parte del comune e della polizia scientifica per accertare la dinamica dell'incidente e per capire se la scolaresca avesse avuto il permesso di entrare. Tania Bonici Castelli. Paura, panico e terrore al Teatro Romano di Teramo, dove una classe della scuola elementare Sarti si è introdotta per raccontare la storia del più importante reperto archeologico d'Abruzzo. È la giornata delle miniguide, tutta la città invasa dagli alunni teramani pronti a spiegare i luoghi artistici più importanti. I bambini della Sarti si erano disposti sulle grandi pietre del Teatro Romano, qualcuno ci saltava sopra quando un masso si è ribaltato ferendo la caviglia di un piccolo alunno. La concitazione è stata grandissima. Sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco, sindaco e polizia scientifica per i rilievi. La cosa che deve essere accertata adesso è se davvero la classe avesse avuto il permesso di entrare all'interno del Teatro Romano, che di fatto è un cantiere. Sembrerebbe che la scolaresca dovesse invece restare davanti l'antistante chiesa di San Bartolomeo. I residenti, testimoni dell'accaduto, hanno riferito che il cancello che delimita appunto il cantiere era spalancato, probabilmente perché la Team stava tagliando l'erba all'interno. Il bambino ferito, a parte la paura, sta bene. La dinamica dell'incidente, oggetto di indagini, sarà perfettamente ricostruita dal comune e dalla polizia. La salma della piccola Giulia Maiano è partita alle 19.45 dal Cairo, 19.45 di ieri dal Cairo, con destinazione Amman, da dove oggi, dalle 14.15, è ripartita per Roma. Lo fa sapere con una nota il comune di Pianella, che è stato in contatto col console onorario d'Italia a Sharm el Sheikh, Fabio Brucini. La camera ardente sarà allestita presso la casa funeraria Domus Omnia di Pianella dalle 17 alle 20 di domani
e dalle 9 alle 15 di venerdì. Sempre venerdì alle 17 si svolgeranno i funerali nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Per la medesima giornata il sindaco Sandro Marinelli ha proclamato il lutto cittadino con apposita ordinanza. L'ingresso nella chiesa sarà consentito ai congiunti delle due famiglie e alle autorità locali. All'esterno sarà possibile seguire la funzione tramite altoparlanti. Il corteo funebre all'uscita attraverserà Viale Regina Margherita per raggiungere con i veicoli il cimitero di Pianella, capoluogo, dove la salma sarà tumulata. Montesilvano ha ottenuto dei finanziamenti nel quadro del PNRR, serviranno per la realizzazione di asili nido e per diminuire il prezzo delle rette di quelli già esistenti. Vediamo. Coi soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli asili di Montesilvano costeranno di meno. Il comune in provincia di Pescara ha vinto un bando e otterrà due finanziamenti, i più cospicui tra quelli dei comuni limitrofi, che consentiranno sia gli interventi edili sia di ridurre le rette degli asili nido. Montesilvano ha ottenuto due finanziamenti, uno per la costruzione dei nuovi nidi, che avverrà a breve, entro fine mese uscirà il decreto. L'altro è un finanziamento per la gestione dei nidi, che darà la possibilità al comune di Montesilvano di introdurre una retta unica abbassandola all'entità del bonus nidi INPS, che è 272 euro per le famiglie fino a 25.000 euro, in modo da poter garantire la gratuità dell'iscrizione al nido per quelle fasce fino a 25.000 euro e una forte agevolazione per le fasce superiori. Le fasce fino a 45.000 euro pagheranno la differenza fra il bonus e la retta, che è pari a 45 euro, le famiglie sopra i 45.000 euro pagheranno 132 euro, in realtà è quasi nulla rispetto agli attuali costi del nido. Attualmente la retta massima è 500 euro. Presto il bonus sarà esteso anche ai nidi privati, spiega l'assessore alle politiche sociali. Per Montesilvano è un grandissimo risultato, perché comunque ci permetterà di ampliare le iscrizioni e soprattutto rendere le famiglie questo accesso molto più agevolato, e questo verrà esteso poi anche ai nidi privati, quindi iniziamo adesso con un bando per i nostri nidi comunali e poi si passerà ad allargare la proposta anche ovviamente con un altro bando ai nidi privati. Ryanair ha illustrato oggi a Pescara la stagione estiva della compagnia per quanto riguarda i voli da e per l'aeroporto d'Abruzzo. Ben 15 le destinazioni previste. Il servizio. Ryanair punta sempre più sull'aeroporto d'Abruzzo, lo ha ribadito questa mattina a Pescara Mauro Bolla, Country Manager Italy di Ryanair. Alla presentazione della stagione della compagnia irlandese hanno partecipato anche il Presidente della Regione Marco Marsiglio ed il Presidente della Società di Gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo Vittorio Catone. Ben 15 le destinazioni previste nella prossima estate. Beh, intanto siamo qui a festeggiare l'estate più grande di sempre, l'operativo più grande di sempre, con 100 voli settimanali, sono 20 in più rispetto all'estate pre-pandemia, 15 rotte in totale, due nuove, tra cui la Manchester e la Memmingen. È un'estate di ripartenza dopo due estate appunto di rallentamento legate al Covid, e quindi ci auguriamo insomma che sarà una grande estate. Voi siete oggi qui per ribadire l'importanza che ha l'aeroporto d'Abruzzo per Ryanair. Assolutamente, una macchina in base che sviluppa 500 posti di lavoro, di cui 30 diretti, e una voglia di Ryanair di rimanere legata al territorio, un territorio che ci ha dato tanto. La Summer 2022 ci apprestiamo ad avere il maggior operativo di sempre operato da Ryanair, 15 destinazioni raggiunte, due nuove rotte, e partiamo assolutamente col piede giusto perché i numeri di aprile sono migliori di quelli del 2019. Sì, c'è un importante segnale di ripartenza, c'è un importante segnale di vicinanza da parte del vettore Ryanair, che continua a credere in noi, e con il massimo della sinergia possiamo solo ottenere importanti risultati. Cambia l'appalto, lavoratori e lavoratrici della Casa Albergo dell'INPS di Pescara esprimono la loro preoccupazione, scendono in campo anche i sindacati, il servizio. Di Giovanni, qual è la problematica emersa negli ultimi tempi qui alla Casa Albergo dell'INPS di Pescara? Hai detto bene, INPDAP INPS, oggi solo INPS, la Casa Albergo è una struttura naturalmente dell'INPS, proprietà dell'INPS, ed ogni tot anni, 3 o 4 anni, si fanno le gare di appalto per la gestione appunto della parte assistenziale, sanitaria, ristorazione, portierato. E in questa fase purtroppo, nonostante le assicurazioni insomma, che l'INPS ci aveva dato in fase preventiva, gli
gli enti gestori che hanno vinto l'appalto ci hanno comunicato che non è possibile salvaguardare tutti i livelli occupazionali, ma se proprio lo devono fare devono riproporzionare e quindi andare in una riduzione di ore per quanto concerne il personale, ed è evidente che noi su questo non siamo assolutamente d'accordo. Quali sono i prossimi passi che farà il sindacato, d'accordo ovviamente con le maestranze e con i lavoratori? Il sindacato unitariamente farà il passo. Domani abbiamo già un incontro presso l'ispettorato del lavoro e speriamo che l'INPS sia presente, perché al primo incontro del 13 è stato presente, purtroppo l'incontro scorso del 23 non lo è stato, e siccome ci hanno detto che la struttura può ospitare fino a 120 ospiti e l'equilibrio finanziario si raggiungerebbe tra 70 e 75 ospiti e oggi ce ne sono 58, domani noi chiederemo all'INPS naturalmente di accelerare le procedure d'ingresso per riportare questa struttura almeno a 70-75 ospiti, per evitare appunto la riduzione degli orari di lavoro, addirittura l'esubero di personale. È una vertenza complicata e grossa, insomma la porteremo avanti, e se in sede di ispettorato domani non ci sarà accordo è chiaro che alzeremo il tiro, andremo sicuramente anche dal prefetto. Quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza? Beh, sono circa 60-70, tieni conto che questo è un global service, quindi stiamo parlando dei lavoratori e lavoratrici che fanno assistenza e sanitaria, e ci sono lavoratori che fanno parte ristorazione e mensa, ci sono lavoratori del portierato, quindi complessivamente stiamo parlando di questi numeri, 60-70 dipendenti. Il comitato di penne della Croce Rossa italiana ha donato una barella semirigida al reparto dialisi dell'ospedale San Massimo. Il bel gesto è stato possibile grazie alla raccolta tappi iniziata 2 anni fa e che la pandemia aveva rallentato. Stefano Recanati. Appuntamento finale a Penne per la prima edizione del progetto Raccolta Tappi. L'iniziativa, avviata alcuni anni fa grazie alla collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Comitato di Penne e la società Ecoalba, che in città gestisce la raccolta dei rifiuti. Il progetto di raccolta ha coinvolto lungo l'arco di questo periodo le scuole, gli esercizi commerciali, i cittadini e tutti i volontari del territorio di competenza del Comitato Croce Rossa Penne. Un po' di anni fa è partita questa iniziativa e tramite appunto questa proposta siamo entrati nelle scuole, abbiamo avuto anche un'ottima risposta da parte della collettività di questi comuni. Siamo riusciti a raggiungere il primo obiettivo, il primo step, diciamo, che è l'acquisto di un presidio per il reparto di dialisi di Penne. La lettiga semirigida, acquistata con il ricavato dello smaltimento di questi tappi raccolti, consente di trasbordare il paziente dalle lettighe ai letti bilancia. Permette il trasferimento appunto dei pazienti dal letto alla barella in maniera più semplice, e sia per l'operatore che deve spostare il paziente, e quindi facilita l'operazione di spostamento, ma rende anche lo spostamento più delicato, più dolce del paziente, perché il paziente non verrà trascinato ma verrà fatto scivolare tramite questa barella semirigida. La consegna è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Ancora una volta le associazioni hanno risposto alla grande e con esse tutto il territorio. Spesso sono pazienti che si muovono poco, con delle limitazioni funzionali, amputati, anziani, e quindi non sempre in maniera ufficiale riusciamo ad assisterli nel miglior modo possibile, e quindi la loro collaborazione è sicuramente fondamentale per tutti noi, perché ci danno una grossa mano. Una data significativa, quella scelta dal comitato per la consegna. Infatti il 24 maggio avrebbe compiuto 36 anni Gabriele D'Angelo, volontario della Croce Rossa, scomparso nel crollo dell'hotel Rigopiano. A lui è intitolata sia la sede e sia il comitato locale. E quindi ci sembrava a noi volontari opportuno farlo in questo giorno, pure perché diventa una tappa fondamentale anche ricordare questo nostro volontario. Si è insediato oggi per la prima volta il comitato tecnico che dovrà certificare quali sono i veri ristoranti tipici d'Abruzzo. Vediamo. Un bollino certificherà i ristoranti tipici d'Abruzzo. Ad assegnarlo sarà un comitato tecnico composto da 5 ristoratori di successo. I ristoranti dovranno fare domanda e, se saranno giudicati idonei, potranno esporre la certificazione in vetrina. Sono la qualità dei prodotti a chilometro zero e il rispetto delle tradizioni culinarie, tra originalità e innovazione, a rendere la cucina abruzzese tra le più apprezzate in Italia. La valorizzazione dei ristoranti tipici d'Abruzzo è compresa in una legge
regionale, spiega l'assessore Daniele Damario. Si insedia il comitato tecnico composto da 5 ristoratori abruzzesi, 2 della provincia dell'Aquila, 1 della provincia di Chieti, 1 di Teramo e di Pescara, che hanno avuto riconoscimenti nazionali e internazionali, che esamineranno le domande arrivate per il riconoscimento del ristorante tipico d'Abruzzo. È una commissione che si insedia ai sensi di una legge regionale del 2018 che consentirà di riconoscere e tipicizzare alcuni ristoranti che si dovranno attenere un disciplinare rigido per avere questo riconoscimento importante. Un altro tassello sicuramente mettiamo per la promozione del nostro territorio, per la promozione e per la tutela dei nostri prodotti tipici e per dare una possibilità in più di venire in Abruzzo sapendo di entrare in un ristorante insignito di questo logo che mangerà prodotti tipici e sicuramente di qualità. Per il 2, 3 e 4 giugno è in programma il primo Giro dei Borghi della provincia di Teramo, una gara ciclistica a tappe che toccherà i borghi di Campli, Saninello e Sant'Onofrio, 3 giorni di sport e cultura organizzati dalle associazioni Luca Allarò e dall'Axi Ciclismo Teramo. Vediamo. Scoprire in provincia di Teramo i borghi più belli d'Italia, correndo delle vere e proprie tappe agonistiche in bicicletta. È il primo Giro dei Borghi Teramani che toccherà Campli, Saninello e Sant'Onofrio, una manifestazione sportiva e culturale organizzata dall'Associazione Luca Allarò e dall'Axi Teramo che si svolgerà il 2, 3, 4 giugno prossimi. Stando qui nella provincia di Teramo, dove ci sono parecchi borghi, abbiamo pensato di fare questa manifestazione che quest'anno comprenderà Cambli e un altro anno cercheremo di allargarla a Civitella, Corropoli, Colonnella, tutto questo dipende dalla volontà dei sindaci di prendersi questa manifestazione unica per adesso nella provincia di Teramo. Come si svolge esattamente? Abbiamo deciso di fare il primo giorno a Sant'Onofrio di Cambli, il secondo giorno a Saninello e la chiusura a Cambli con festeggiamenti in piazza, con porchette e birra. Quindi c'è anche un premio però per i vincitori? Come no? Allora, per i vincitori abbiamo pensato di fare una maglia che ogni giorno viene assegnata al vincitore di tappa, poi una maglia finale, siccome è una gara a punteggio, chi prende più punti diventa il vincitore assoluto di tutta la manifestazione. Il primo Giro dei Borghi della provincia di Teramo è una gara ciclistica a tappe di 3 giorni. Durante le soste si scopriranno luoghi incantevoli e suggestivi, un vero marketing territoriale che si ripeterà il prossimo anno e che toccherà altri comuni teramani. L'idea è nata proprio dalla promozione territoriale, non solo della città di Campri, ma anche del nostro territorio provinciale, tanto è vero che si chiama primo Giro dei Borghi e si spera sia il primo di una lunga serie da ripetersi nel corso del tempo e proprio nel corso del tempo vorremmo allargare questa iniziativa anche agli altri borghi della nostra provincia. È un modo diverso di promuovere i nostri territori attraverso lo sport, attraverso la condivisione di valori insomma, che sono anche al di fuori dei valori culturali, ma sono comunque valori importanti, che sono valori che uniscono tante persone che vengono da diverse parti d'Italia. L'olimpionica Anzelica Savrajuk ha inaugurato l'area attrezzata di Sante Marie all'interno del progetto Sport nei Parchi. I bambini della scuola Radice si sono confrontati con l'atleta tra il verde del Parco del Nonno e gli attrezzi per fare sport. Jacopo Forcella. Inaugurata la prima area attrezzata abruzzese di sport nei parchi, Sante Marie in provincia dell'Aquila è la tappa del centro Italia tenuta a battesimo da Anzelika Savrajuk, la ginnasta di origini ucraine e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 con la nazionale italiana. I bambini della scuola primaria Lombardo Radice di Sante Marie hanno portato i propri pensieri sui valori che la cultura dello sport deve trasmettere alle nuove generazioni e alla società. Bello lo scambio fra Anzelika e piccoli che si sono confrontati con l'atleta nelle loro performance sportive tra il verde del Parco del Nonno e gli attrezzi di sport e salute. Oggi siamo qui al Parco del Nonno a Sante Marie, una delle aree attrezzate del progetto Sport nei Parchi, la prima tappa in Abruzzo, una delle tantissime perché sono ben 480, è una delle palestre a cielo aperto. Questo è un progetto meraviglioso che cerca di abbracciare, di fare
far conoscere, di far amare lo sport a tutti quanti. Quindi mi raccomando, venite e praticate sport. E stiamo inaugurando il primo dei parchi del progetto Sport nei Parchi, è il primo di 480 comuni che hanno avuto l'opportunità di fare questo progetto, e quindi siamo qua adesso con una scolaresca che rappresenterà un pochino tutte le attività. Per quanto riguarda il progetto Sport nei Parchi, in effetti oltre alla linea di intervento 1 che prevede il coinvolgimento di ben 16 comuni della regione Abruzzo, di cui 4 della provincia dell'Aquila, 4 di Teramo, 6 di Chieti e 1 di Pescara, ci sono altri due progetti sempre di Sport nei Parchi della linea di intervento 2 che già sono iniziati e che riguardano il comune di San Salvo in provincia di Chieti e il comune di Penne in provincia di Pescara. Queste occasioni costruiscono la socialità dei comuni, la socialità sportiva, la socialità del vivere insieme, la capacità di fare in modo che i ragazzi e i cittadini anche di piccoli paesi come questo, come Santa Maria, possano trovare un'occasione di stare insieme con qualità, con attrezzature di rilievo importante, di grande qualità e di ottima fattura. Parliamo di parchi dove l'elemento qualità ambiente è un elemento strategico, un elemento fondamentale, ma ovviamente di tutto ciò, soprattutto in una provincia come la nostra, se ne vuole fare una strategia di sviluppo, ma una strategia attrattiva soprattutto nel campo del settore turistico e soprattutto per offrire a coloro che insomma visitano i nostri luoghi sempre di più e sempre più alla riscoperta dei piccoli borghi, dei piccoli centri, un qualcosa di importante che ci pone sicuramente nelle condizioni di parità delle località più blasonate del territorio nazionale. E siamo di fatto entrati nella pagina dello sport, parliamo di Serie D senza storie, la semifinale playoff, la Vastese viene seccamente sconfitta a Roma dal Trastevere e chiude così una stagione comunque positiva. Vediamo il servizio. Finisce a Trastevere l'avventura della Vastese negli spareggi di Serie D. Una gara difficile alla vigilia con gli aragonesi costretti a vincere per continuare a cullare il sogno Serie C. Più facile per i capitolini che potevano contare su 2 risultati su 3. Moduli speculari per i 2 tecnici, mister Mauro Mazza con Proia ad agire come play e Corsetti in avanti. Fulvio D'Addario cambia solo 2 elementi rispetto alla gara di Nereto. Agnello in mezzo al campo prende il posto di Monza e Pierpaoli in prima linea in luogo di Tancredi. Arrugginito l'avvio di gara dei padroni di casa. Meglio invece la Vastese che all'ottavo è già pericolosa dalle parti di Semprini. Slalom speciale di Alessandro in area di rigore, la difesa allontana come può ma sui piedi di Agnello che dalla distanza non trova la porta per un niente. I biancorossi sembrano in palla ma un errore in mezzo al campo spiana la strada al vantaggio capitolino, malinteso tra Pierpaoli e Ceccacci con quest'ultimo che perde un sanguinoso pallone in mezzo al campo spianando la strada ad un 4 contro 2 che Crescenzo finalizza alla perfezione. Il gol fa perdere qualche certezza ai biancorossi che col passare dei minuti abbassano il baricentro concedendo spazio alle giocate Amaranto. Il raddoppio però arriva ancora una volta in campo aperto. Corsetti addomestica un pallone appena sbucato dalle nuvole e intelligentemente serve la penna a rimorchio, bravo ad eludere la difesa in ripiegamento e depositare in rete. L'esperienza playoff per la Vastese si fa sempre più in salita e potrebbe addirittura dirsi conclusa già alla fine del primo tempo quando Macri dal limite dell'aria fa tremare la traversa, decisivo nella circostanza il tocco di Di Rienzo. La ripresa vede la Vastese partire con il piede sull'acceleratore e nel giro di 2 minuti va vicino a riaprire la contesa. La prima capita sui piedi di Scafetta che dagli sviluppi di corner non trova la porta per questione di centimetri. Poi è la volta del neoentrato Ficarra, l'ex Fiuggi difende la palla sul vertice alto dell'area di rigore, tiro forte ma poco preciso. Praticamente il sipario su playoff degli aragonesi cala qui, anche se Alonzi allo scadere ha sulla testa il pallone dell'1-2 ma l'attaccante non trova l'impatto con la sfera. 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara che servono solo al Trastevere per dilagare. Prima è Santilli in campo aperto a trovare il 3-0 con una conclusione rasoterra, mentre il 4-0 è una bella azione manovrata che porta Fioretti da poco in campo a mettere in fondo al sacco con un colpo di tacco sotto porta. Una punizione severa per la Vastese che dice addio ai playoff, ma lo fa con onore dopo una rimonta da squadra vera sul finale di stagione. In
chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolè, la trasmissione dedicata al volley, curata e condotta da Sergio Zappalorto, mentre il TG6 torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.